Siamo con la presidentessa del club di Scafati, Carmen Ferrara. Ecco, nel suo territorio sorge questa casa del Sarno, simbolo della battaglia del Rotary a favore della bonifica del fiume Sarno. Sì, noi siamo il club capofila di questo progetto, iniziato 7 anni fa, prima con 4, con 5, 6 club, e quest'anno siamo arrivati in 10, grazie pure al fatto che il governatore del distretto lo ha voluto come progetto distrettuale. In realtà noi siamo da 7 anni sul territorio per poter far sì che le nuove generazioni abbiano quella speranza e vedano nel fiume Sarno una risorsa e non un problema. Quindi noi stiamo a guardare cosa fanno le istituzioni e cerchiamo di spingere le istituzioni a portare avanti l'attività, perché l'attività è in mano alle istituzioni. Il nostro compito è stato e sarà quello con i giovani, quindi le nuove generazioni, per noi sono i ragazzi delle scuole medie, i ragazzi delle scuole superiori, a fargli amare una risorsa che è un fiume, ed è nel questo caso anche il fiume Sarno è una grande risorsa che purtroppo loro la vedono come un problema. È stato bello proprio quest'anno vedere anche una scuola di Torre del Greco, diciamo anche nella conferenza, che non è interessata principalmente dall'inquinamento, però ha voluto partecipare, essere presente a questa battaglia. Sì, e i ragazzi di Torre del Greco, pure parlandogli, sono entusiasti, perché hanno scoperto che cos'è un fiume, che cos'è un fiume che possa essere bello come quello che si guarda se si va alla foce del Sarno, si vede che cosa è un fiume pulito. E loro poi hanno la parte del mare che inevitabilmente viene influenzata da ciò che è il fiume, e quindi tutelare il fiume significa tutelare il loro mare. E loro, devo dire, hanno fatto dei progetti bellissimi, ma con grande entusiasmo. Ecco, è bello, diciamo, il problema non è solo della Campania, ma è un problema italiano, quello del fiume Sarno. Certo, chi è qui nelle vicinanze subisce gli effetti, come diceva lei, però ecco, bisognerebbe che un po' tutti si adoperassero. Ecco, già nell'idea di non dover bonificare, ma cambiare la mentalità, cioè rispettare il fiume, perché solo così è possibile raggiungere il disinquinamento. Sicuramente, perché effettivamente è vero, ci sono dei problemi strutturali, vedasi le fogne di alcuni comuni che sono ancora sversano, vedasi nel tempo gli sversamenti industriali che poi man mano siamo riusciti, cioè le istituzioni sono riuscite a tirare via, ma onestamente se nel fiume ci troviamo una lavatrice piuttosto che cosa posso dirle, qualcosa di domestico, non ce l'ha buttato né l'industriale e ne assolutamente poi sono le fogne delle città, quindi c'è una mancanza proprio di educazione civica, esatto, di rispetto, perché non viene visto come una risorsa. Allora se io la vedo come una risorsa preziosa non la guasto, e quindi la cultura che dobbiamo infondere nella nuova generazione è proprio quello lì, è qualcosa di prezioso, e rovinarlo, ci roviniamo effettivamente il pianeta, roviniamo noi, roviniamo ciò che è giusto per noi e per il nostro pianeta. Ecco, in Italia non esiste il cosiddetto reato ambientale, cosa che invece esiste in altri stati come quello della Germania, perché possiamo dire siamo sempre secondi, ecco, la Germania. Bisognerebbe fare una cosa anche qui in Italia. Sicuramente sì, è brutto dirlo che il genere umano per potersi comportare bene debba essere assoggettato a delle misure di restrizione. Sarebbe bello, che è quello che noi facciamo, quindi, che piuttosto di voler imporre divieti vogliamo fare cultura, perché fare amare la risorsa ai ragazzi che saranno il nostro futuro, no? Un ragazzo di 10, 12, 15 anni lo porta anche all'interno proprio del suo nucleo familiare, quindi se non è partito dai suoi genitori è lui che ai suoi genitori porterà questo senso civico, e quindi sì, i divieti ci possono essere, ma bisogna partire invece dalla cultura di base.